Siamo convinti che questo protocollo è, diciamo così, il suggello ad un'attività che oramai da anni stiamo facendo con le altre due associazioni e lo facciamo nell'interesse delle nostre aziende agricole, lo facciamo ovviamente nell'interesse di questo territorio e lo facciamo con dei partner importanti che fanno capire che mangiare il cibo di qualità, sano, stagionale fa meglio alla salute, che fare prevenzione è un dovere di tutti per poter star meglio ed evitare magari malattie peggiori e che fare sport e attività motoria ci consente poi anche, dico così con una battuta, di mangiare qualcosa in più e soprattutto di mangiare prodotti sani. Abbiamo i prossimi due sabati, il 14 e il 21 di maggio, dove saremo in Casentino il 14 e il 21 a Foiano, dove ci saranno appunto delle pedalate, ci saranno delle degustazioni, ci saranno dei laboratori in cui si farà vedere come si assaggiano i nostri prodotti, ci sarà un mercato anche di Campagna Amica e ci sarà un'attività che comunque vuol coinvolgere tanti cittadini, non soltanto, e questo è il messaggio che voglio dare per quell'evento, ma che da quell'evento, magari partecipandovi, possano cambiare delle abitudini alimentari, di prevenzione e di sana vita appunto sportiva. L'ILT sicuramente quello che può fare, che vuole dare un supporto alle associazioni anche quando c'è da parlare da un punto di vista di prevenzione anche medico, avere anche degli interventi diciamo proprio mirati. Sicuramente per noi oggi è importante essere qui non da soli perché l'ILT affronta un tema che spesso si trova un po' da sola, il concetto di prevenzione, no? Divulgare. Invece andare a fare un percorso concreto che dura nel tempo e andare oggi a consolidare, a siglare un qualcosa che faccia capire che comunque le tre associazioni insieme lavoreranno nel tempo, continueranno a lavorare nel tempo, per noi è importante, perché la prevenzione comunque non vuol dire essere ammalati, vuol dire comunque cercare di capire come vivere bene.